Il mixer è una parte importante di qualsiasi DAW, perché svolge un ruolo fondamentale nel processo di produzione musicale, quello di miscelare tutti gli ingredienti di un progetto, l'audio di tutte le tracce e gli effetti. Il mixer fondamentalmente è composto dalle channel strip di tutte le tracce del progetto. Alle channel strip avevo fatto accenno già nell'episodio 7, quello sulla library e l'inspector, ma ora andiamo subito a vedere da vicino il nostro mixer. Ho aperto il project che avevo usato per l'episodio sulla registrazione di tracce audio, ricordi? Un progetto semplice, ma così abbiamo dei contenuti nel mixer da analizzare. Il mixer lo puoi aprire nella finestra integrata, sotto la tracks area, attraverso il pulsante mixer presente nella control bar. O anche col key command X da tastiera. O ancora dal menu view, Show Mixer. Ma puoi anche aprirlo come finestra separata, andando dal menu Window, Open Mixer, o premendo da tastiera i tasti Command e 2. Con un secondo schermo è molto comodo avere il mixer sempre aperto. E quindi vediamo com'è fatto il mixer di Logic. Come in altre DAW, assomiglia molto ai mixer hardware dai quali ne ha ereditato la logica. Come ti dicevo, nel mixer troviamo in un'unica finestra le channel strip di tutte le tracce del progetto, oltre alle channel strip ausiliarie, la channel strip di output e il master. Il flusso del segnale audio, come per i mixer hardware, entra dall'alto per procedere in basso verso l'output del canale e poi andare in input al canale stereo out, passando prima per eventuali aux e bus, per poi uscire verso la scheda audio o essere esportato come un file. Si possono usare bus e mandate per controllare il flusso del segnale e impostare gruppi per controllare in un sol colpo più channel strip. In alto troviamo una serie di pulsanti con cui condizionare il contenuto del mixer, utili quando si lavora su progetti molto grandi. C'è il primo gruppo per scegliere il tipo di vista, più compatta o più estesa. Nel secondo gruppo invece troviamo dei filtri per mostrare o nascondere le channel strip in base al tipo, quindi per esempio escludiamo le channel strip di tipo audio oppure i software instrument, escludiamo le channel strip ausiliarie e così via. E poi abbiamo uno switch per mostrare i canali in forma più stretta o più larga. Vediamo ora sinteticamente il contenuto delle channel strip, ovviamente partendo dall'alto per seguire il flusso del suono. In testa abbiamo un menu a tendina con una serie di settaggi. A seguire il misuratore di gain reduction, che entra in azione con un compressore o con un limiter mostrando il livello di riduzione del gain. Per verificare l'effetto adesso mando un attimo in play il project. Avete visto che sono entrati in azione i compressori. Cliccando su questa piccola finestrella, infatti, si apre il compressore oppure il limiter se impostato il limiter. Dove non è presente, cliccandoci dentro viene automaticamente aggiunto agli effetti audio il compressore e viene aperto il plugin. Poi abbiamo un'anteprima dell'equalizzatore base di Logic o dell'EQ a fase lineare anche. Se ci clicchiamo sopra, anche in questo caso si apre il plugin dell'equalizzatore. Dove non è presente, come in questo caso, cliccandoci dentro viene aggiunto anche qui il plugin dell'equalizzatore e si apre la finestra dell'equalizzatore. Andando avanti troviamo gli effetti MIDI. Ecco, vediamo che qui solo in una channel strip è attivo un effetto MIDI, quello dell'arpeggiator, ma ce ne sono altri. Dove non presente, comunque abbiamo lo slot e da una finestra a tendina possiamo scegliere l'effetto MIDI.
dove è già presente, cliccando all'interno apriamo il plugin. Sulla sinistra invece abbiamo un pulsante per disattivare o riattivare l'effetto MIDI. Poi abbiamo la fonte di input, che ad esempio nel caso di strumenti software è rappresentato dal plugin. Anche in questo caso il funzionamento è molto simile a quello degli effetti MIDI, quindi abbiamo la lista di tutti i plugin degli strumenti software. Se ci clicchiamo dentro si apre il plugin e possiamo spegnerlo o accenderlo dal pulsante di sinistra. Per le channel strip audio invece abbiamo il canale di input, che corrisponde a quello della scheda audio. Proseguendo abbiamo gli effetti audio, e qui allo stesso modo degli effetti MIDI abbiamo gli slot, il menu a tendina con tutti i plugin. Apriamo il plugin cliccandoci all'interno o lo spegniamo e riaccendiamo. Poi abbiamo gli slot per le mandate, con relativo knob per regolare la quantità di invio del segnale. L'output, che di default è stereo out, ma possiamo anche settarla su surround o possiamo dirottarla verso un bus. I gruppi di canali, la modalità di controllo dell'automazione, l'icona, il pan o balance per posizionare l'output nel panorama stereofonico. Poi abbiamo il fader del volume, con sopra il valore sul quale è settato. A fianco il misuratore di livello, con sopra il valore di picco rilevato dal meter. Ecco, prima ho mandato in play quel pezzettino di Project e qua vediamo in verde i picchi toccati dai vari canali. Adesso faccio un'ulteriore prova, mando ancora un po' in play e vediamo come cambia il valore del picco. Solo nelle tracce audio poi abbiamo questi due pulsantini per abilitare la registrazione e l'ascolto del suono in ingresso. Nella stessa zona, ma solo per lo stereo out, abbiamo il pulsante per il bounce, sostanzialmente per l'esportazione audio. A seguire i pulsanti per mettere in solo o mutare una channel strip. Quando metto in solo un canale vediamo lampeggiare il mute automatico, quindi su tutti gli altri canali, però possiamo anche mettere in solo più canali contemporaneamente. Stessa cosa vale per il mute. Per finire troviamo il nome della channel strip. Ti segnalo poi che cliccando con il tasto destro del mouse a vuoto su una channel strip trovi altri settaggi, come ad esempio il settaggio del colore o la possibilità di definire i componenti visibili nel mixer. Tutti i controlli a slot, ma anche l'anteprima delle EQ, possono essere spostati tra le channel strip o anche copiati trascinandoli mentre si tiene premuto il tasto opzione. Quindi ecco, prendendoli al centro io posso spostarli da una channel strip all'altra, oppure tenendo premuto il tasto opzione lo duplico. Stessa cosa per le EQ. Ecco, si è portato dietro anche il relativo plugin. Per concludere ti mostro alcuni tricks che aiutano a velocizzare il lavoro. Come accade normalmente con qualsiasi applicazione Mac, se fai clic su un fader o su un rotativo tenendo premuto il tasto opzione della tastiera, viene ripristinato il valore di default. Quindi ecco, facciamo un esempio. Cambio il valore del pan, poi premo il tasto opzione, faccio clic e si resetta. E il valore di default in questo caso è 0 e non quello che era già settato. Poi, se fai clic su un mute o su un solo,
sia per accenderli che per spegnerli, e fai una strisciata col mouse sugli altri canali, la stessa impostazione viene applicata anche a questi canali. Quindi un clic trascino e ho messo tutti i canali in mute, anche al viceversa, spengo, trascino, solo, e per finire, se selezioniamo più tracce e cambiamo un parametro, lo cambiamo per tutte e tre. Bene, anche il mixer è fatto, ma per concludere questa stagione basic ci sono ancora molti argomenti da trattare. Ci vediamo nei prossimi episodi. Dai, è forte!